guardare la realtà per quello che è, e ha fatto bene a ricordare il Congo. Ma è mai possibile, cavolo, ma parliamo tanto dell'Ucraina, ma è mai possibile che non si parli del Congo, una guerra che dura da 60 anni, che ha già fatto 12 milioni di morti, cavoli, perché lì ci sono i minerali fondamentali per il high tech, il coltan per i telefonini viene da lì, il cobalto per le pile elettriche delle prossime macchine, ormai saranno tutte elettriche, viene da lì. Ma questa, e non se ne parla, si parla dell'Ucraina, ma capite il fariseismo, l'ipocrisia totale in questa roba. È solo un esempio quello del Congo, ma potrei dare tantissimi altri esempi. Quindi le armi servono a questo punto e continuiamo ad armarci fino ai denti. Guardate che quello che sta avvenendo qui, io non voglio entrare adesso nella storia dell'Ucraina, ma guardate che rischiamo grosso. Si rischia di andare all'esplosione atomica. Qui abbiamo a che fare, ma ha citato prima la crisi di Cuba, dove Papa Roncalli è stato bravissimo come ci ha giocato dentro. Ma è la stessa cosa adesso per la Russia. Perché gli Stati Uniti hanno reagito così brutalmente alla Russia? Perché la Russia ha messo i missili a Cuba, che può sparare su Washington. Immaginate se gli Stati Uniti, e noi cosa facciamo con la Russia? Abbiamo portato la NATO sui confini perché possiamo sparare. È la stessa cosa, sono due imperi, sono guerre imperiali, per favore. Cominciamo a leggere la realtà per quella che è, non per quella che purtroppo passa in televisione o sui giornali. Ecco perché è importante capire davvero che questo sistema è un sistema economico-finanziario. La prima impressione davvero è quello che crea di fame, di povertà. Per continuare con questo sistema ci armiamo con i denti e facciamo guerre da tutte le parti. Terzo aspetto, altrettanto fondamentale, siamo in guerra con il pianeta, cioè questo sistema economico-finanziario che permette al 10% di papparsi tutto, pesa enormemente, lo stile di vita nostro sta pesando enormemente sull'ecosistema, ma altrettanto sta pesando la guerra alle armi, ce lo dimentichiamo continuamente, altrettanto pesa, per cui rischiamo davvero che salti l'ecosistema, perché noi abbiamo bisogno enorme di energia. L'energia la otteniamo con che cosa? Dal petrolio e dal carbone, producendo, utilizzando petrolio e carbone produciamo che cosa? Anidride carbonica, che stiamo sbattendo nell'atmosfera, miliardi di tonnellate che stanno facendo una specie di coltre attorno al pianeta Terra, per cui siamo davanti all'estate incandescente.